Ciao a tutti, io sono Victoria e vi do il benvenuto sul nostro canale di YouTube. Questo è il canale di Victoria e Setana Marungiu. In questo video iniziamo a realizzare insieme questo splendido centrino fiore di Natale all'uncinetto. Per questo progetto ho utilizzato il cotone numero 8 e per realizzare questo centrino ho impiegato circa 55 grammi di filato, in quanto ho utilizzato sia il verde che questo colore dorato. E ovviamente in base al filato che ho scelto di utilizzare ho abbinato l'uncinetto 1,5. Come misure? Allora, con questo tipo di filato il diametro del mio centrino risulta 39 centimetri, quindi misurando in questo senso abbiamo ottenuto 39 centimetri. Se ovviamente utilizzate un filato più grosso, il centrino vi verrà più grande. Io ho scelto questo colore verde un pochino più tenue, non il classico verde Natale, ma secondo me, anche se andate a utilizzare il bianco abbinato al rosso, il rosso abbinato a oro o rosso e verde, comunque vi verrà sempre un centrino meraviglioso. Quindi lo potete utilizzare sia come sottopiatto, come sottovaso, lo potete utilizzare sui comodini, insomma, ovviamente sta a voi a decidere quale utilizzo dare a questo centrino. Ovviamente può essere anche un'idea meravigliosa per regalare, quindi a Natale, per fare un pensiero fatto a mano. Secondo me è sempre gradito, ovviamente se viene regalato a una persona che apprezza i lavori fatti a mano. Adesso vi faccio una breve panoramica ravvicinata per vedere la bellezza di questo centrino. Posso dire che risulta anche un centrino facile da realizzare, non ha elementi difficili. Io, come sempre, ho cercato di spiegare per filo e per segno tutti i passaggi così che ognuno di voi possa essere in grado di realizzare questo progetto insieme a me. Quindi adesso vi lascio qualche foto, per vedere ancora questo splendore e poi passiamo subito al tutorial. Per iniziare il nostro progetto andiamo ad avviare il cerchio magico, quindi formo il cerchio magico in questo modo, ripesco il filino, adesso blocco il mio cerchio subito con la nostra catenella iniziale, quindi una, due, tre. 3 catenelle vanno a formare la nostra prima maglia alta e adesso all'interno del nostro cerchio magico andiamo a lavorare altre 23 maglie alte. Quindi getto il filo una volta sull'uncinetto, entro all'interno del nostro cerchio magico, porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2, una maglia alta, getto il filo, entro all'interno dell'arco, cioè del cerchio, porto su e chiudo a 2. Abbiamo lavorato la nostra seconda maglia alta, getto il filo, entro all'interno del cerchio, porto su, lavoro a 2 e chiudo a 2. In questo modo abbiamo lavorato 3 maglie alte e dobbiamo andare a lavorare all'interno del nostro cerchio magico finché non otteniamo 23 maglie alte. Ho lavorato le mie 23 maglie alte, quindi adesso prendo il filino, quello più corto dell'inizio del nostro gomitolo e stringo il nostro cerchio magico. Così, quindi in questo modo abbiamo ravvicinato tutte le nostre maglie. E adesso riprendo la maglia e quindi se abbiamo lavorato 23 maglie alte più le 3 catenelle iniziali, in totale abbiamo 24 elementi. Adesso quindi entriamo nella nostra terza catenella dell'inizio, entriamo in questa catenella e chiudiamo il nostro lavoro in tondo facendo una maglia bassissima. Ok, e da qui possiamo iniziare il giro numero 2. Facciamo 3 catenelle, una, 2, 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta.
vede sul lavoro un'altra catenella di separazione. Getto il filo una volta sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta più una catenella. Getto il filo, entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta più una catenella. Getto il filo, entriamo nella maglia alta successiva e lavoro di nuovo una maglia alta più una catenella. E in questo modo quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del nostro giro. Entriamo in ogni maglia alta del giro sottostante e lavoriamo una maglia alta più una catenella, maglia alta più una catenella. Quando arriviamo alla fine del giro vi faccio vedere come terminarlo. Sono arrivata alla fine del mio secondo giro, quindi ho lavorato la mia ultima maglia alta, ho fatto la mia catenella di separazione e adesso cerchiamo la terza catenella, quindi 1, 2, 3, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima per chiudere in tondo il nostro lavoro. Ok, in questo modo abbiamo terminato il secondo giro, iniziamo subito il terzo giro facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta e adesso lavoriamo 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Adesso getto il filo una volta sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta e lavoriamo una maglia alta più 1, 2 catenelle. Getto il filo, entriamo nella maglia alta successiva e lavoriamo una maglia alta più 2 catenelle. Getto il filo, entriamo nella maglia alta e lavoriamo una maglia alta più 2 catenelle. E in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata quasi alla fine del mio terzo giro, quindi ho lavorato la mia ultima maglia alta, ho fatto le 2 catenelle di separazione, adesso entro nella terza catenella dell'inizio e chiudo il mio giro con una maglia bassissima. Ok, e per iniziare il giro numero 4 dobbiamo fare una maglia bassissima sotto questo primo arco, così quindi ci troviamo nel punto giusto per iniziare il giro numero 4. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo e sotto lo stesso arco vado a fare altre 2 maglie alte. Quindi getto il filo una volta, entro sotto l'arco, porto su, lavoro a 2 e chiudo 2. Una maglia alta, getto, entro sotto l'arco, porto su, lavoro a 2 e chiudo 2. Abbiamo lavorato 2 maglie alte. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Getto il filo sull'uncinetto, salto l'archetto successivo, entro nel secondo arco libero e faccio 3 maglie alte. Una, seconda e terza. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, salto il primo arco, entro nel secondo e lavoro 3 maglie alte, una, seconda e terza. E di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, salto il primo arco, entro nel secondo e lavoro 3 maglie alte. E in questo modo quindi andiamo avanti fino alla fine del nostro giro e saltiamo un archetto, facciamo 3 catenelle e nell'archetto successivo lavoriamo 3 maglie alte. Quando arrivate alla fine del giro lavorate le vostre ultime 3 catenelle di separazione e poi chiudete il giro entrando nella terza catenella dell'inizio facendo una maglia bassissima. E noi ci vediamo nel giro successivo. Ho terminato di lavorare il giro numero 4, l'ho chiuso come sempre nella terza catenella dell'inizio e possiamo iniziare il giro numero 5 facendo 3 catenelle. Prima di andare avanti confrontiamo il nostro lavoro, in quanto in questo giro dobbiamo ottenere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo 12 elementi da 3 maglie alte. Ok, quindi se avete fatto tutto giusto avete questo numero di elementi. Quindi adesso iniziamo il giro numero 5 facendo 3 catenelle, 1,
2 e 3, 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta, adesso getto il filo e nello stesso punto, quindi nella stessa terza catenella, faccio un'altra maglia alta, quindi porto sul filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Adesso getto il filo, entro nella maglia alta centrale e lavoro una maglia alta singola, quindi porto su, lavoro a 2 e chiudo a 2. Nell'ultima maglia del blocco sottostante lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi getto il filo, entro nell'ultima maglia di queste 3 e lavoro una maglia alta e seconda maglia alta nello stesso punto. E così quindi si presenta il nostro elemento. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e andiamo a lavorare l'elemento successivo. Quindi lavoriamo nella prima maglia alta 2 maglie alte, una e seconda. Nella maglia alta centrale lavoriamo una maglia alta singola, a 2 chiudo 2 e nell'ultima maglia lavoriamo di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi una e seconda. Tra un elemento e l'altro lavoriamo 3 catenelle, una, 2 e 3, e in questo modo quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del nostro giro. Ho terminato di lavorare il giro numero 5, possiamo iniziare a lavorare il giro numero 6 facendo 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo, entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Getto il filo, entro nella maglia successiva e faccio 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi lavoro una, getto il filo, entro nello stesso punto e lavoro la mia seconda maglia alta. Adesso getto il filo, entro nella penultima maglia del rapport sottostante e lavoro una maglia alta e nell'ultima maglia lavoro un'altra maglia alta singola. E così quindi si presenta il nostro rapport. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo e andiamo a lavorare il rapport successivo. Quindi sul nostro cammino abbiamo 5 maglie alte in questo rapport, quindi getto, entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta singola. Entro nella seconda maglia del rapport sottostante e lavoro seconda maglia alta singola. Nella maglia centrale, quindi nella terza, lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, quindi una e seconda. Entriamo nella quarta maglia del rapport e lavoro una maglia alta singola e nell'ultima maglia lavoro un'altra maglia alta singola. E così abbiamo lavorato il nostro secondo rapport. Per passare al rapport successivo, lavoriamo una, 2, 3 catenelle e in questo modo dobbiamo andare avanti fino alla fine del nostro giro. Ho terminato di lavorare il giro numero 6 e da questo punto possiamo iniziare a lavorare il giro numero 7. Per iniziare facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle sostituiscono una maglia altissima. Adesso in tutte le maglie successive andiamo a fare maglie altissime con unico vertice, quindi getto il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nella maglia alta successiva, porto sul filo, lavoro a 2, lavoro a 2 e lascio una catenella sull'uncinetto, quindi non chiudo la mia maglia altissima. Getto il filo 2 volte, entro nella maglia successiva e faccio un'altra maglia altissima non terminata, quindi lavoro a 2, lavoro a 2 e lascio una catenella. Getto il filo 2 volte, entro nella maglia successiva e lavoriamo la nostra terza maglia altissima non terminata. Lavoro a 2, lavoro a 2 e lascio una catenella. Getto il filo 2 volte, entro nella penultima maglia del blocco e faccio quarta maglia altissima non terminata. Getto 2 volte, entro nell'ultima maglia e lavoro la mia quinta maglia altissima non terminata. Lavoro a 2, lavoro a 2 e lascio una catenella sull'uncinetto. Adesso tutte queste maglie che abbiamo andiamo a chiudere in un unico passaggio.
Questo è l'elemento che abbiamo ottenuto. Adesso per passare al rapporto successivo lavoriamo 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, adesso getto di nuovo il filo due volte e andiamo a lavorare quindi in totale 6 maglie altissime con l'unico vertice. Getto il filo due volte, entro nella prima maglia alta del blocco successivo, porto su il filo, lavoro a 2, lavoro a 2 e lascio una catenella. Getto due volte il filo, entro nella maglia successiva e lavoro seconda maglia altissima non terminata e quindi lascio una catenella. Entriamo nella maglia successiva, lavoro terza maglia altissima non terminata, nella maglia successiva lavoro la quarta maglia altissima non terminata, getto due volte, lavoro la mia quinta maglia altissima non terminata, a 2 e lascio una catenella, getto due volte, entro nell'ultima maglia del rapport e lavoro la mia sesta maglia altissima non terminata, quindi lavoro a 2 e lascio una catenella. Adesso tutte queste catenelle che abbiamo raccolto sul nostro uncinetto andiamo a chiudere in un unico passaggio e così abbiamo lavorato il nostro secondo rapport. Per passare al rapport successivo lavoriamo di nuovo 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro, quindi lavoriamo 6 maglie altissime con l'unico vertice più 13 catenelle, 6 maglie altissime con l'unico vertice più 13 catenelle e in questo modo arriviamo fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata quasi alla fine del giro numero 7, ho lavorato le mie ultime 13 catenelle per formare il nostro arco grande. Adesso entro qua nel vertice di questo nostro primo rapport e chiudo il mio giro in tondo con una maglia bassissima. Ok? Adesso facciamo una maglia bassissima proprio subito nella prima catenella che abbiamo formato. E da qui possiamo iniziare il giro numero 8. Per iniziare in questo punto facciamo una catenella, questa catenella va a sostituire la nostra prima maglia bassa e adesso andiamo a lavorare altre 6 maglie basse nelle catenelle successive, quindi entro subito nella prima catenella disponibile e inizio a contare una maglia bassa. Nella catenella successiva lavoriamo seconda maglia bassa, nella catenella che segue terza maglia bassa, nella catenella successiva quarta maglia bassa, nella catenella successiva quinta maglia bassa e nella catenella successiva sesta maglia bassa. Quindi 6 maglie basse più la prima catenella iniziale, possiamo contare in totale 7 maglie basse. Adesso facciamo 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso rientriamo subito nella stessa catenella dalla quale esce la nostra ultima maglia bassa lavorata, quindi entro sempre nella stessa catenella e faccio una maglia bassa. Nella catenella successiva lavoro la mia seconda maglia bassa, terza maglia bassa, nella catenella che segue quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, nella penultima catenella lavoro la mia sesta maglia bassa e settima maglia bassa nell'ultima catenella. Ok, e così quindi si presenta il nostro rapport. Adesso per passare al rapporto successivo senza fare nessuna catenella entriamo subito nella prima catenella dell'archetto successivo, entro quindi nella prima e inizio a contare una maglia bassa, nella catenella successiva seconda,
terza, quarta, quinta, sesta e settima catenella, settima maglia bassa. Lavoriamo 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo subito nella stessa catenella dalla quale esce la nostra ultima maglia bassa e riprendiamo il conto. Una maglia bassa, nella catenella successiva seconda maglia bassa, terza maglia bassa nella catenella successiva, quarta maglia bassa, quinta. Nella penultima catenella lavoriamo la sesta maglia bassa e nell'ultima catenella di separazione lavoriamo la nostra settima maglia bassa. E in questo modo quindi dobbiamo andare avanti fino alla fine del nostro giro. Quindi lavoriamo 7 maglie basse, 5 catenelle e poi a partire dalla stessa catenella nella quale abbiamo lavorato la nostra settima maglia bassa, lavoriamo di nuovo altre 7 maglie basse per terminare il nostro rapporto. E quando è arrivata alla fine del giro lo chiudete entrando nella prima catenella dell'inizio facendo una maglia bassissima. E io vi aspetto nel giro successivo. Ho terminato di lavorare il giro numero 8 e adesso per iniziare il giro numero 9 con maglie bassissime dobbiamo arrivare a questo primo archetto, quindi a questa asolina che abbiamo creato nel giro precedente. Quindi entro nella maglia bassa successiva e faccio una maglia bassissima. E queste maglie bassissime le lavoriamo non troppo strette, in quanto non devono tirare il nostro lavoro. Quindi entro in ogni maglia bassa che trovo sul mio cammino fino ad arrivare alla mia asolina. Ok, una maglia bassissima, l'ultima maglia bassissima sopra la maglia bassa, adesso ho l'ultima maglia bassissima, la facciamo subito sotto il nostro arco. E da qui possiamo iniziare il giro numero 9 facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta, adesso getto il filo e all'interno dello stesso arco vado a lavorare altre 2 maglie alte, quindi porto su il filo, lavoro a 2 e chiudo a 2. Getto il filo, entro all'interno dell'archetto, porto su e lavoro la mia seconda maglia alta. Quindi 2 maglie alte più le 3 catenelle, in totale sono 3 elementi. Adesso lavoriamo 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Getto il filo e all'interno dello stesso archetto vado a fare altre 3 maglie alte. Quindi getto, entro all'interno dell'arco, porto su, lavoro una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta. Questi elementi dovremo andare a fare in ogni asolina che abbiamo creato. Però per passare all'asolina successiva dobbiamo lavorare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopo aver lavorato 10 catenelle, getto il filo sull'uncinetto, entro nell'asolina successiva e lavoro 3 maglie alte, 1, seconda e terza. Lavoriamo adesso 2 catenelle, 1 e 2, e altre 3 maglie alte all'interno della stessa asola. 1, seconda maglia alta e terza maglia alta. Così abbiamo lavorato il nostro rapporto completo e adesso di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle. Getto il filo, entriamo nella asolina successiva e lavoro 3 maglie alte, 1, seconda e terza. 1, 2 catenelle e altre 2 e altre 3 maglie alte nella nostra asola. 1, seconda maglia alta e terza maglia alta. E in questo modo dobbiamo andare avanti a lavorare fino alla fine del nostro giro. Ho terminato di lavorare il giro numero 9 e l'ho chiuso, quindi dopo aver lavorato la mia ultima catenella
di 10 catenelle, sono entrato nella terza catenella dell'inizio e ho chiuso con una maglia bassissima. E da qui possiamo iniziare il giro numero 10, quindi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle formano la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo, entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Getto il filo, entro nella maglia successiva e faccio un'altra maglia alta. Adesso andiamo a lavorare sotto l'archetto, quindi getto il filo e sotto l'arco lavoro una maglia alta, una, due catenelle e un'altra maglia alta sotto il mio arco. Adesso andiamo a riempire le successive 3 maglie alte così come si presentano, quindi getto il filo, entro nella prima maglia alta che trovo dopo l'archetto e lavoro una maglia alta, nella maglia centrale seconda maglia alta e nell'ultima maglia terza maglia alta. E così quindi si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo lavoriamo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso lavoriamo il secondo rapport insieme, quindi getto il filo, entro subito nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta, nella maglia centrale lavoro seconda maglia alta e nell'ultima maglia prima dell'archetto lavoro terza maglia alta. All'interno dell'archetto lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e seconda maglia alta sempre all'interno del nostro arco. Adesso ci rimangono 3 maglie alte per completare il rapport, quindi entro nella prima maglia alta dopo l'arco e lavoro una maglia alta, nella maglia centrale seconda maglia alta e nell'ultima maglia terza maglia alta. Così si presenta il nostro secondo rapport e di nuovo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E in questo modo andiamo a lavorare tutti i nostri rapport, quindi lavoriamo 3 maglie alte, quindi maglia sopra maglia, sotto l'archetto lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e poi di nuovo 3 maglie alte, maglia sopra maglia. In questo modo arriviamo fino alla fine del nostro giro. Iniziamo a lavorare il giro numero 11, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta, adesso getto il filo e vado a lavorare le successive 3 maglie alte così come si presentano, quindi entro nella maglia alta e faccio una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Getto il filo, salto questo archetto di 2 catenelle, entro subito nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta, nella penultima maglia terza maglia alta e quarta maglia alta. Per passare al rapport successivo lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Getto il filo e andiamo a lavorare il secondo rapport, quindi adesso lavoro 4 maglie alte, quindi una maglia alta nella prima, seconda maglia alta nella maglia successiva, nella penultima maglia lavoriamo terza maglia alta e quarta maglia alta. Per passare al secondo blocco, la seconda parte del nostro rapport, lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Getto il filo, salto questo archetto, entro nella prima maglia alta di queste 4 e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta, nella penultima maglia lavoro la mia terza maglia alta e nell'ultima maglia lavoro quarta maglia alta. Ok, e così si presenta il nostro secondo rapport. Adesso di nuovo 8 catenelle e in questo modo andiamo a lavorare tutto il nostro giro e noi ci vediamo nel giro successivo.
Iniziamo a lavorare il giro numero 12, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo e vado a lavorare le mie maglie alte successive. Quindi entro nella seconda e faccio una maglia alta, entro nella terza maglia alta sottostante e faccio una maglia alta, entro nell'ultima maglia e faccio un'altra maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e sotto questo archetto grande formato da 8 catenelle lavoriamo 5 maglie alte, quindi porto sul filo, lavoro 2 e chiudo 2, una maglia alta, sotto lo stesso arco seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta e quinta maglia alta. Dopo aver lavorato 5 catenelle e 5 maglie alte, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e andiamo a lavorare queste 4 maglie alte così come si presentano. Quindi entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. E così abbiamo lavorato il nostro rapport. Adesso per passare al rapport successivo lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E andiamo a lavorare il rapport successivo, quindi getto il filo, entro nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia alta, nella maglia successiva seconda, terza maglia alta, e nell'ultima maglia lavoriamo la quarta maglia alta. Adesso per arrivare al nostro arco centrale lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e sotto l'arco lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Dopo aver lavorato 5 maglie alte lavoriamo 3 catenelle, 2 e 3 e completiamo il rapport con le ultime 4 maglie alte, lavorando una maglia alta all'interno di ogni maglia alta del giro sottostante, 2, nella penultima maglia lavoriamo la terza e nell'ultima maglia sottostante lavoriamo la quarta maglia alta. E così si presenta il nostro secondo rapport e per passare al rapport successivo lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E in questo modo dobbiamo andare a terminare il nostro giro. Quando arrivate alla fine del giro lavorate le vostre ultime 7 catenelle di separazione e poi chiudete il giro entrando nella terza catenella dell'inizio facendo una maglia bassissima. E noi ci vediamo nel giro successivo. Iniziamo a lavorare il giro numero 13 facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo e andiamo a riempire le 3 maglie alte successive così come si presentano: una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta e nell'ultima maglia terza maglia alta. Quindi 3 maglie alte più le catenelle iniziali, in totale sono 4 elementi. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo, entro nella prima maglia alta e faccio una maglia alta singola. Entro nella maglia alta successiva e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, getto il filo e nello stesso punto lavoro un'altra maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo, salto la maglia alta successiva, entro nella penultima maglia e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, una e seconda nello stesso punto. Ok, adesso getto il filo, entriamo nell'ultima maglia e lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e andiamo a lavorare 4 maglie alte per completare il nostro rapport. Una nella prima maglia alta, nella seconda maglia lavoriamo la nostra seconda maglia, nella penultima maglia lavoriamo la terza maglia alta e nell'ultima quarta maglia alta.
E così quindi si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo, in questo giro dobbiamo lavorare 6 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Getto il filo e lavoriamo il rapport successivo. Quindi lavoriamo 4 maglie alte di apertura. Una, seconda, terza e quarta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo, entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta singola. Getto il filo, entro nella seconda maglia e lavoro 2 maglie alte, quindi una e seconda maglia nello stesso punto. Lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, salto una maglia, entro nella penultima e lavoro di nuovo una maglia alta. E seconda maglia alta nello stesso punto. Nell'ultima maglia alta lavoriamo una maglia alta singola. Una, due, tre catenelle, getto il filo e completiamo con 4 maglie alte il nostro rapport. Una, nella maglia successiva lavoro seconda maglia alta, terza maglia alta e nell'ultima maglia lavoro quarta maglia alta. E così abbiamo lavorato il nostro secondo rapport e per passare al rapport successivo lavoriamo di nuovo 6 catenelle e in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro. Iniziamo a lavorare il giro numero 14 facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso getto il filo e vado a lavorare 3 maglie alte. Una, nella maglia successiva lavoriamo la seconda e nell'ultima maglia lavoriamo la terza, quindi 3 maglie alte più le 3 catenelle, in totale sono 4 elementi. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e andiamo a lavorare una maglia alta nella prima maglia, seconda maglia alta nella maglia centrale e terza maglia alta nella maglia laterale. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo. Sotto questo archetto centrale lavoriamo 2 maglie alte, una e seconda maglia alta sotto lo stesso arco. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo e andiamo a lavorare queste 3 maglie alte, quindi entro nella prima e lavoro una maglia alta. Nella maglia centrale lavoro seconda e nell'ultima maglia lavoro la mia terza maglia alta. Adesso lavoriamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e completiamo il nostro lavoro con queste 4 maglie alte. Quindi entro nella prima e lavoro una maglia alta. Nella maglia successiva seconda maglia alta, terza maglia alta e nell'ultima maglia lavoriamo la nostra quarta maglia alta. E così quindi si presenta il nostro rapport completo. Per passare al rapport successivo, in questo giro lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Getto il filo e iniziamo a lavorare il rapport successivo, quindi entriamo nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta, terza e quarta maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Getto il filo e lavoriamo queste 3 maglie alte così come si presentano. Quindi una, nella maglia centrale lavoriamo seconda maglia alta e terza maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sotto l'archetto centrale lavoriamo 2 maglie alte, una e seconda. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, lavoriamo queste 3 maglie alte così come si presentano, una maglia alta nella prima maglia, seconda maglia alta nella maglia centrale e terza maglia alta nell'ultima maglia. Per completare il rapport lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, lavoriamo queste 4 maglie alte di chiusura del nostro rapport, una maglia
nella maglia successiva seconda, terza e quarta maglia alta. E così abbiamo lavorato il nostro secondo rapporto insieme. Adesso, per passare al rapporto successivo, lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E in questo modo andiamo a terminare il nostro giro. Iniziamo a lavorare il giro numero 15, facciamo le nostre solite 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e andiamo a completare il nostro rapporto di apertura con altre 3 maglie alte, una nella maglia successiva seconda maglia alta e nell'ultima maglia del blocco terza maglia alta, quindi 3 maglie alte più le catenelle iniziali, in totale quindi abbiamo riprodotto i nostri 4 elementi. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e andiamo a lavorare queste 3 maglie alte, quindi entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva lavoro seconda maglia alta e nell'ultima maglia lavoro terza maglia alta. Ok. Siamo arrivati al centro del nostro rapport, quindi lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e sul nostro cammino troviamo queste 2 maglie alte al centro. Entro nella prima maglia e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, quindi una, getto e nello stesso punto seconda maglia alta. Adesso, senza fare nessuna catenella, getto il filo, entro nella maglia successiva e lavoro di nuovo una maglia alta e seconda maglia alta nello stesso punto. Quindi dalle 2 maglie centrali abbiamo ottenuto 4 maglie. Adesso facciamo di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo e andiamo a lavorare queste 3 maglie alte, entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia centrale seconda maglia alta e nell'ultima maglia terza maglia alta. Adesso lavoriamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e completiamo il nostro blocco di chiusura con queste 4 maglie alte. Lavoriamo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante. Ho lavorato la seconda, entro nella penultima maglia e lavoro terza maglia alta, nell'ultima maglia lavoro quarta maglia alta. E così si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo, in questo giro lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, getto il filo, lavoriamo 4 maglie alte. Sto andando un pochino più veloce in quanto vi sto facendo vedere praticamente sempre le stesse cose, dove cambiano quindi di poco in ogni giro. 3 e quarta maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, riempiamo queste 3 maglie alte con una maglia alta in ogni maglia del giro sottostante. Seconda e terza. Siamo arrivati al blocco centrale, quindi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, nella prima maglia di queste 2 lavoro 2 maglie alte, una e seconda. Poi entriamo nella maglia successiva e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, una e seconda. Adesso lavoriamo 3 catenelle di nuovo, 1, 2 e 3. Andiamo a completare. Quindi gettiamo il filo, entriamo nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta e terza maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e completiamo queste 4 maglie alte di chiusura. Quindi adesso magari le lavorate da soli, quindi 4 maglie alte, poi per passare al blocco successivo lavoriamo 4 catenelle e in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro. Quando arrivate alla fine del giro lo chiudete con una maglia bassissima nella terza catenella dell'inizio e noi ci vediamo nel giro successivo. Iniziamo a lavorare il giro numero 16, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e andiamo a lavorare le successive 3 maglie alte così come si presentano, una maglia alta
nella penultima maglia seconda maglia alta e nell'ultima maglia terza maglia alta, quindi 3 maglie alte più le 3 catenelle iniziali, in totale sono 4 maglie alte. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e lavoriamo queste 3 maglie alte, semplicemente maglia sopra maglia, una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta, e fino a qui è tutto uguale. Adesso lavoriamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, getto il filo, entro subito nella maglia alta successiva, quindi nella penultima maglia, e lavoro di nuovo una maglia alta e nella maglia successiva seconda maglia alta. E così quindi si presenta il blocco centrale, e da qui torniamo a lavorare in modo classico, quindi 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, salto le catenelle, entro nella maglia alta e lavoriamo una maglia alta, seconda maglia alta nella maglia centrale e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, lavoriamo queste 4 maglie alte, 1 nella maglia successiva seconda, terza e quarta. Ok, e così quindi si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nello stesso modo lavoriamo in tutti i rapport successivi, quindi qui lavoriamo 4 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, poi lavoriamo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione e di nuovo 2 maglie alte, e poi di nuovo 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte e 3 catenelle. E in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro. Iniziamo a lavorare il giro numero 17, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, adesso getto il filo e vado a lavorare le successive 3 maglie alte, così come si presentano: una maglia alta nella penultima maglia del giro sottostante, seconda maglia alta e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, lavoriamo queste 3 maglie alte così come si presentano, quindi entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia centrale lavoriamo seconda maglia alta e terza maglia alta nell'ultima maglia. Per arrivare al blocchetto centrale lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, entriamo nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia alta, entriamo nella maglia alta successiva e lavoriamo seconda maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo, entriamo sotto questo archetto centrale e lavoriamo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, getto il filo e un'altra maglia alta nello stesso arco. Ok, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, riempiamo con una maglia alta questa maglia e seconda maglia alta la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, lavoriamo queste 3 maglie alte così come si presentano, una seconda maglia alta nella maglia successiva e terza maglia alta. Adesso lavoriamo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, e lavoriamo queste 4 maglie alte così come si presentano, una nella maglia successiva seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta.
E così quindi si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo dobbiamo lavorare 2 catenelle, quindi in questo giro abbiamo solo 2 catenelle di separazione, quindi 1 e 2. Getto il filo e iniziamo il rapport successivo. Lavoriamo 4 maglie alte di apertura, una, seconda, terza e quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, successive 3 maglie alte così come si presentano, una, nella maglia successiva seconda e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo, lavoriamo queste 2 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta nella prima e seconda maglia alta nella maglia successiva. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo, sotto l'archetto lavoriamo una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso arco, 1, 2, 3 catenelle, getto il filo e lavoriamo una maglia alta, seconda maglia alta nella maglia successiva, 1, 2, 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte, una nella prima, seconda maglia alta nella maglia centrale e terza maglia alta nell'ultima maglia. Poi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle e qui lavoriamo il blocco di chiusura, quindi 4 maglie alte. Poi tra un blocchetto e l'altro dobbiamo lavorare 2 catenelle di separazione. E così quindi si presentano i nostri rapport e in questo modo dobbiamo andare avanti e lavorare tutti i nostri spicchi fino alla fine del nostro giro. Ok, per iniziare a lavorare il giro numero 18 ho deciso di cambiare il colore del mio filato, adesso lavoro con questo colore dorato. Per iniziare il nostro giro numero 18 facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, adesso andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte successive, quindi entro nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta nell'ultima maglia. Quindi con le catenelle iniziali in totale abbiamo ottenuto come sempre 4 elementi. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, adesso lavoriamo le successive 3 maglie alte così come si presentano, una maglia alta nella prima, nella maglia alta centrale lavoriamo seconda maglia alta e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, lavoriamo 2 maglie alte, la prima nella prima maglia e seconda maglia alta nella maglia successiva. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo, siamo arrivati alla parte centrale, quindi entriamo nella maglia alta prima di questo archetto da 5 catenelle e lavoriamo una maglia alta. Adesso getto il filo e sotto l'archetto centrale andiamo a lavorare 10 maglie alte, quindi entro dentro, porto sul filo e lavoro una maglia alta, seconda maglia alta, terza, quarta maglia alta, quinta, sesta, settima maglia alta, ottava maglia alta, nona maglia alta e decima maglia alta sotto il nostro arco. Dopo aver lavorato 10 maglie alte, adesso entriamo subito nella maglia alta di chiusura di questo arco e lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Lavoriamo adesso queste 2 maglie alte, quindi una maglia alta nella prima maglia e seconda maglia alta nella maglia successiva. E di nuovo 1, 2, 3 catenelle.
lavoriamo queste tre maglie alte, così come stiamo facendo in tutti questi giri. Seconda maglia alta nella maglia centrale e terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3, getto il filo e andiamo a lavorare queste 4 maglie alte che vanno a racchiudere il nostro rapport. Una maglia alta, nella maglia successiva seconda, terza maglia alta e quarta maglia alta. E così quindi si presenta il nostro rapport. Per passare al rapport successivo non dobbiamo fare più nessuna catenella di separazione, ma partiamo subito. Quindi getto il filo, entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, seconda maglia alta nella maglia successiva, vado un pochino più veloce, terza maglia alta e quarta maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, lavoriamo 3 maglie alte così come si presentano. Una nella maglia centrale, seconda e terza maglia alta. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, entro nella prima maglia e lavoro una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, entro nella maglia alta di apertura di questo archetto e faccio una maglia alta singola. Entriamo sotto il nostro arco e lavoriamo 10 maglie alte, tutte all'interno dell'arco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entriamo nella maglia alta che chiude il nostro arco e lavoriamo una maglia alta singola. 1, 2, 3 catenelle, entriamo nella prima maglia e lavoriamo una maglia alta, nella maglia successiva seconda maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, adesso lavoriamo queste 3 maglie alte così come si presentano, una sopra la prima, seconda maglia alta sopra la maglia centrale e terza maglia alta nell'ultima. 1, 2, 3 catenelle, lavoriamo 4 maglie alte di chiusura del rapporto. Una, nella seconda lavoriamo seconda maglia alta, nella terza lavoriamo terza maglia alta e quarta maglia alta. Ok, e così abbiamo lavorato il nostro secondo rapport e adesso per passare al terzo rapport senza fare nessuna catenella riprendiamo di nuovo con 4 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta singola, sotto l'arco 10 maglie alte, una maglia alta singola e di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. E in questo modo andiamo avanti fino alla fine del nostro giro. La prima parte del nostro video finisce qui. Io vi aspetto nella seconda parte dove finiremo di realizzare il nostro centrino. A presto, ciao ciao!